Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B-Square Gaming. Mi raccomando, seguiteci su Twitch, Twitter e Facebook. Su Twitch abbiamo appena fatto una serie di interessanti streamate. Spero che la facecam non mi tradisca perché sta facendo un po' di problemi e in più ho una telecamera non molto professionale per registrare in questo momento. Praticamente dovevate scendere subito, rubargli l'arma e arrivavate qua. Ora, il problema è che dovremmo cercare di farla il più, tra virgolette, stealth possibile. Ok. Però abbiamo anche a disposizione questo bel fucilone, quindi se facciamo parecchia attenzione forse possiamo avere una chance di farcela in stealth. Noi ci proviamo. Non so quanto questo progetto effettivamente avrà, tra virgolette, vita lunga. Però ho notato, nelle prime minuti di questo gioco, che ti vogliono dare diverse opzioni. Questo bisogna essere... Quindi se vi guardate bene in giro potete trovare un sacco di vie, tra virgolette, traverse. Oh cazzo, c'è uno lì. Beh, anche questo però. Ok. Se non dai l'allarme. Ok, perfetto. Ragazzi, dai che ce la facciamo, ce la facciamo. Io sono più che convinto che ce la possiamo fare. Lì c'è un cane che un po' mi spaventa, però. Minchia, se sono powerful queste pistole, cazzo. Oh, questa è la pistola che vorrei avere. Va bene, allora ragazzi, siamo qui. Lì potete sfasciare le casse. Almeno sembrerebbe di sì. Qui c'è delle munizioni che sicuramente... di cui sicuramente non mi lamenterò, tra virgolette. Allora, vediamo. Qui c'è un'altra scatola da rompere. Ah, perfetto. Ok. Va bene così. Adesso stiamo attenti perché la volta che vi distraete sono veramente dei cavolacci. Io dovrei guardare in verità il segnalatore. Sto facendo questo mega errore. Ok. Bisognerebbe vedere se effettivamente ci sono altre guardie di qua o di là, però... Allora, il segnalatore qui è calma piatta, quindi sicuramente non è qui, purtroppo. Oserei dire purtroppo. Un timidissimo purtroppo. Ok, siamo pieni come pochi. Queste bombolotte qua mi fanno pensare che possano più in là esserci dei piccoli problemi tecnici. Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati. Scusate l'interruzione, ma mi si è scaricata la cam proprio nel momento del, diciamo, bisogno. Cosa sto usando come cam? In verità sto provando diversi settaggi perché ho diverse telecamere, perché sono un appassionato anche di fotografia. La GoPro, diciamo, non la considero molto una telecamera professionale. Già il fatto che mi abbia fatto sì e no un'ora di registrazione già la dice lunga sulla qualità della batteria. Ne ho varie e le sto provando, le sto sperimentando varie. Siccome questa domanda mi è stata fatta,
sul canale. Volevo proprio così darvi una piccola specifica che sicuramente alcuni di voi apprezzeranno. Allora, qui prima c'era un soldato che non ho minimamente idea di dove cazzo sia finito. O meglio, ora ho idea di dove sia finito. Dov'è? Oddio. Oh cazzo. Ma porcaccia la miseria, era andato così bene. Chissà da dove cazzo è uscito fuori questo monello. Ce ne sono sicuramente altre, ti pareva? Beh. Oh. Dai, forza e coraggio. Dai, fra che ce l'abbiamo quasi fatta. Qui c'è un po'. Le granate sicuramente possono tornare utili nel gioco. Quindi niente, ragazzi, dovete perdonarmi. Ogni tanto sono, come sapete, sono un neofita della nuova arma. Campistole, chissà che cazzo sarà. Sarà abbastanza nuovo nelle facecam, quindi dovete perdonarmi. Ogni tanto abbiamo veramente scusate, siccome mi scrivono, insomma, un casino. Però, insomma, dovete capire. Ok, che in poche parole ho alcune difficoltà perché mi ritrovo a dover gestire più strumenti. Naturalmente io ero un maestro, tra virgolette, nel creare video abbastanza in tempi brevi. Questo dovete capire anche il perché, cioè è la natura un po' del canale, quella proprio di, in poche parole, sfornare parecchi video nel minor tempo possibile, perché siamo un canale generalista, quindi dovete. Cazzo, ho proprio sbagliato, ho fatto un uso improprio. Cazzo, granata pure. Come faccio a. Probabilmente devo. Cos'è? Devo farmela a nuoto? Qui devo anche recuperare un po' di munizioni perché. Oddio, ragazzi. Comincia un po'. Cazzo, impallinato proprio. Vedete, sono queste cose che sono abbastanza old style. Questi videogiochi, nel senso che non sono facili. Dovete assolutamente coprirvi e fare di tutto per. Oh, oddio. Io in verità non è che mi trovo benissimo con la doppia arma, vi nascondo perché non mi viene da. In verità sarebbe utile perché avete il doppio della potenza in pochissimo tempo. L'unica cosa è che anche ricaricare non è proprio la massima agilità. Quindi insomma dovete un attimino prenderci la mano però. Dai, su, esci fuori. Ancora qualcuno, io lo so. Maledetti allarmi. Andiamo giù a fare. Ok, a ricaricarci. Ok, quindi a questo punto ho visto qualcosa che si illuminava qua. Ma sì, dai, andiamo in overhead. A posto così, quindi.
Ora non so se ritornare su, non ho capito da che parte in tutta onestà devo andare. Probabilmente di qua. Ah, mi sa che devo andare nel Barcaloro. Ok, vediamo subito se effettivamente devo. Allora, qui dovrei aver finito. Se devo andare proprio sulla barca. Perché qui non è ancora acceso. Cioè, non è ancora aperta in verità quella. Sala cinesca, però. Ok, non era qui. No, fail. E mo dove risalgo? Ok. C'è la scala qua. Grazie a Dio. Il gioco è fatto prova di scemo, quindi posso ritenermi abbastanza fortunato. Ragazzi, in FPS di solito, in tutta onestà, sono abbastanza difficili. Ok, quindi a volte serve proprio un attimo. Allora, appoggiamo qua. Ok, perfetto. Come ha fatto a sopravvivere questo qua? Devo anche stare attento a non far riscaldare il mitragliatore perché, come voi sapete, scusate, parlo poco. Questi sono i classici giochi dove servirebbe secondo me la facecam, ma anche Giulio. Purtroppo Giulio sarà presente in The Witcher 3 probabilmente. Ok, mamma mia che ficata però l'ambientazione. Oddio. Non vi nascondo. Non vi nascondo che fatta così sembra abbastanza. Cioè, più che un castello con queste specie di cavi e sembra i tronchi di Gardalan, però va bene lo stesso. Un'altra cosa vi volevo dire. Sono questi classici giochi dove magari serve la facecam e servono due sparapirlate, perché è abbastanza. Cioè, sennò vi ritrovate veramente senza sapere cosa dire. Poi evidentemente sto invecchiando perché non riesco più a intrattenervi. Non so, dalle views si vede che. Ok, siamo arrivati. Bene. E il viaggio con i tronchi ha fine, finalmente. Ok, vediamo un po' che cosa succederà al nostro pacatissimo amico Blascovi. Nessuno si è accorto che. Succede? Scende l'acqua. Ok, siamo già al capitolo 2, ragazzi. Ok. Tra l'altro mi ha messo un'altra mitragliatrice in caso l'avessi persa. Allora. Lasciamola qui. Usa, ok. Va bene. Avviamo. Non preoccuparti, Usa. Wesley. Ho un piano. Irrompere nel forte. Uccidere ogni dannato nazista. Minchia. Liberarti. Poi ce ne andremo da questo posto e cercheremo Kessler al villaggio. Devo dire che Blazkowicz è sempre veramente. Cazzo, che palle. Dai, mi metti là dentro. Riprendila, dai, forza e coraggio. Qui comunque c'è qualcuno ancora, io lo sento. Vabbè, richiarichiamo. Ok.
eccolo lì, lo stronzo. Io lo sapevo che eri lì. Bene, dovrebbero essere morti tutti, se non erro. Quindi direi di procedere. Oh. Ok. Beh, direi che a questo punto. Preziosissima corazza. Ok. Va bene. Ok, direi che siamo messi abbastanza bene per il resto. Siamo pieni di munizioni. Abbiamo la pistolina magica. Abbiamo. Non lo so, però c'è una mappa. Ok, quindi avendo una mappa direi che. Qui possiamo entrare? No, è chiusa. Qui. Non c'è un tubazzo, direi di procedere verso. Allora, qui. E Via è bloccata. Immagino si apra altrove. immagino pure io, caro Blazkowicz. Cioè, altrimenti il gioco sarebbe finito qui, con Blazkowicz che cerca di entrare. Non che non mi arrampico qua sopra. Ok, allora. Nastro adesivo, questa che cazzo, siamo in un altro videogioco. Allora, in poche parole mi stai suggerendo di andare in quella direzione, no? Vabbè, noi ci proviamo, ragazzi. Poi a mal che vada ci piglieremo una mega inchiappettata. Ah no, mi sa che era solo per sbloccarmi qualche oggetto. Sì, però Blazkowicz deve anche un po'. Cioè, nuoto più veloce io. E non è che sono Phelps. Ok. Comunque, ragazzi, a me piace un casino questa ambientazione. Non so voi, ma scrivetemelo tra i commenti che sono. Sono davvero curioso. Dai. Poi, tra l'altro. Oddio. Ok. Allora, quello là in fondo non è un cavaliere templare alla difesa dei. Come si chiama, dei nazisti, però ci sono due persone bardate che non saprei bene come interpretare. Quindi nel dubbio sto appeso qui, ecco, tipo questo. Sembra un tipo abbastanza cazzuto. Cioè non è che proprio mi viene voglia di. Oh mio Dio. Nuova arca, arma, shock armor. Cos'è lo shock armor? Vabbè, nel dubbio io mi lascio. Ok, dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Io voglio indossare questa armatura. Ok,
Ok, la Svezia firma trattato di pace. Lunedì mattina è stato firmato il trattato di pace per il re svedese e Adolf Hitler. Dopo un mese di gelida guerriglia nella regione occidentale della Svezia, i nostri coraggiosi giovani hanno sfondato la linea del fronte. Mamma mia, ragazzi. Che amarezza. Beh, dai, se entrate tutti in fila così, direi che riesco anche a gestirvi. Oh, granate, la mia arma preferita. Porca puttana! Non è andata affatto male. Qui c'era però, c'erano un paio di stanze che volevo vedere se riuscivo a trovare qualcosa. Tipo questa cosa qui. Ok. Bene. Ok, questa è una mappa. Dai, siamo a posto, siamo belli carichi. Oserei dire, possiamo andare avanti. Ma qui non avevo già ucciso il mondo qua sopra. E da dove salta? Ah, bella l'assa. Questo che gioco mi ricorda? Oh, un tappeto persiano e una passatoia. Si vede che. Ok, non so cosa ho preso, ma va bene così. L'importante è corazzarsi a dismisura. Ok, qui non posso venire. Molto bello, però non lo metterei in casa. Sappiatelo. Va bene, allora siamo qua. Vediamo un po' che cavolo possiamo fare. Oddio. Ok. Ok. Dai. Dai, crepa? Non crepa mai. Ammazza, ancora vivo. Che fa? Trolla? Ancora, ancora vivo. Va bene, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata qua. Vediamo un po'. Ma questo era quello di prima. Ma no, rilasciami. Ok. Sto cercando di farne meno. Quindi abbiamo aperto la porta di qua. Abbiamo capito che. Quindi questi sono arrivati all'improvviso così. Da dove cazzo sono usciti? Me lo devono spiegare, ma proprio questo plot twist. Ok, favoloso. Va bene, dai, ci siamo quasi. Sembrerebbe tutto a posto. Siamo di nuovo sui tronchi di Gardner. No, mettilo lì. Però vorrei. Ok, quindi siamo arrivati qui, eh. No, mio Dio, no. Ma non avevo preso un fucile. Questo era il vero videogioco. Wow.
bastardo. Minchia, questi sono veramente gli easter egg che vale la pena giocare. Video leggermente più lungo, ma non me ne frega niente. Ve lo prendete così com'è. Minchia. Questa è la grafica che... che vale la pena giocare. Perfetto. Oddio, non ricaricare adesso. Ok. Ho preso le munizioni di sto stronzo, va bene così. Ok. No, incredibile ragazzi, pensavo di ucciderli. Questa sì che è la grafica che vale la pena giocare. Altro che PlayStation 4. Qui c'è nascosto qualcosa. Ok, perfetto. Queste le prendiamo subito. Ok, qui possiamo fare qualcosa? No, ok, andiamo avanti. Ragazzi, ma la mappa è lunghissima. Va bene, questo al massimo, siamo al massimo. Che due palle. Oh. Ok, a posto così. Quindi qui ci siamo già venuti. Non mi ricordo se venivamo da là o da qua. Dobbiamo stare molto attenti perché sono infidi i tedeschi. Ok. Oddio, dopo un po' mi fa venire un mal di testa sta grafica. Non vi nascondo che comincio ad avere... Aio, cazzo. Va bene. A me. Vabbè, lasciamolo lì nel caso avessimo bisogno. Ok. Ok, dai che siamo belli carichi. Ok. Oh, comunque le armi silenziate non mi ricordo, ce l'avevamo anche nell'altro Wolfenstein. Perché a dirla tutta non mi ricordo, però sono figate. Cioè, sono una figata incredibile. Figa, ma m'ha preso, eh. Ma io non ho capito se... cosa vinco se arrivo in fondo a sto livello.
Perché ho la vaga sensazione di girare in tondo? Ok, lì non c'è una porta, no, solo svastiche e monumenti all'ego. Ok. Bene. E mo? Boh, entriamo qua dentro. Ah, io questo cazzo mi ha fatto male. Mannaggia. Ok, quindi che cazzo devo fare? La famosa finta grafica 3D. Male. Oh! Ok. Perfetto! No, cioè tutto molto bello, però forse adesso tornerei nel vero gioco, se mi fosse possibile. Ma a quanto pare non mi è dato. Quindi qui abbiamo finito tutto. Ragazzi, certo che questi corridoi lunghissimi potevano anche un attimino accorciarli, voi che dite? Ok. Noi qui ci eravamo entrati, no? Sì, perfetto. Però qua mi sembra di no. Infatti. Oddio, bloccato. Come faccio a sbloccare? Vabbè, ragazzi, sta diventando davvero troppo lungo. A me non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Mi raccomando. Twitch, Facebook, Twitter, se vi è piaciuto un bel like e condividete. Ciao belli!